Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi andiamo a presentare un'altra novità in casa Amazon. È uscito, ed è anche disponibile per l'acquisto, l'Echo Show 5 di terza generazione. Le novità che abbracciano questo prodotto sono sia interne che esterne. Partiamo subito dal processore, che rende questo prodotto molto più veloce rispetto al precedente del 20%. Poi, come ormai è consuetudine di Amazon, è andata ad agire sulla parte audio, offrendo con i suoi altoparlanti dei bassi più profondi, potenti, e quindi la qualità audio è migliorata sensibilmente per poter ascoltare non solo musica, ma essendo anche un display, podcast, video e quant'altro. Per quanto riguarda invece i microfoni, sono stati ulteriormente migliorati per rendere la comunicazione molto più immediata con il nostro assistente vocale. Naturalmente supporta lo standard Matter, in modo tale che possiate, per tutti gli accessori compatibili, fare una connessione sempre più semplice e molto più immediata. La forma di questo Echo Show è diventata un po' più tondeggiante, un po' più armoniosa forse, per chi gradisce linee un po' più morbide, mentre invece i tasti sono stati inseriti un po' più indietro nella parte dove ci sono i tessuti. Per quanto riguarda la privacy, poi, Amazon su questo ne ha fatto ormai un cavallo di battaglia. C'è la possibilità, naturalmente, come al solito, di poter silenziare i microfoni con l'apposito tasto, coprire fisicamente l'obiettivo e poi, naturalmente, nelle impostazioni potete andare a settare tutti i parametri della privacy, potete andare a cancellare tutte le interazioni che avete avuto col vostro dispositivo. Il prezzo per questa meraviglia di terza generazione è di 109 euro attualmente, secondo me poi a breve verranno fuori un po' di sconticini anche per questo prodotto. Adesso siamo usciti alla terza generazione dell'Echo Show 5, ma se pensiamo agli antipodi, quando proprio è uscito il primo dispositivo vocale, tutti quanti ci lamentavamo di tante cose. C'era la parte audio soprattutto che non era eccelsa, non si riusciva a comunicare bene perché i microfoni non recepivano molto la nostra voce, quindi parecchie volte si leggeva sui forum: è sorda, non capisce, no, non va bene. Voi pensate all'evoluzione che è stata fatta negli anni per portarla ad una capacità cognitiva sempre maggiore. Sta imparando sempre di più se la utilizzate spesso, impara le vostre abitudini per poter anticipare a volte i comandi che volete dargli con le varie routine che si possono impostare. E c'è stata sempre più un'evoluzione anche a livello fisico. Sono stati poi creati gli Echo Show, che danno la possibilità anche di vedere, non solo di interagire vocalmente col prodotto, ma bensì anche touch. Adesso poi, con la nuova funzione della gestualità, si va ad implementare sempre di più queste funzionalità che verranno man mano aggiunte. Si sta parlando poi di intelligenza artificiale e Amazon non vuole rimanere indietro neanche su questo fronte. Sta lavorando, e siamo nel prossimo futuro, arriveranno degli aggiornamenti dove l'intelligenza artificiale sarà all'interno del nostro assistente vocale e questo darà la possibilità di avere un colloquio un po' più fluido e sicuramente diverso rispetto adesso, dove la domanda diretta segue una risposta abbastanza breve e diretta. Le capacità quindi si andranno sempre di più ad ampliare, ma voi provate a pensare dietro tutto questo, noi ce lo troviamo bello impacchettato, già lì pronto da poter utilizzare, ma pensate a quanto lavoro è stato fatto, soprattutto poi pensando ultimamente che Amazon ha lasciato a casa circa 2000 persone e il comparto del nostro assistente vocale purtroppo anche quello è stato toccato, perché non ci sono... Nelle nuove dirigenze ci sono persone che non credono molto nelle potenzialità del nostro dispositivo, mentre invece il mercato sta dimostrando l'esatto opposto. Penso che il nostro assistente vocale negli anni abbia fatto dei passi avanti da gigante e sono fiducioso per il prossimo futuro che anche con l'intelligenza artificiale ci ritroveremo ad avere un prodotto sempre più valido. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete soprattutto degli estimatori degli Echo Show, Echo Dot, piuttosto che, soprattutto come avete vissuto voi questa evoluzione, se come me in maniera positiva o secondo voi è stata una cosa che non aveva senso già da tempo portare avanti, come purtroppo parecchie persone pensano. Vi lascio qui sotto i link per poter acquistare l'Echo Show 5 di terza generazione insieme a tutte le sue nuove potenzialità. Bene ragazzi, io direi che il video si può concludere qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!